Ricordo tutte le lapidi che ho visto. Parigi, Berlino, Bruxelles. Posso catalogare le città europee in base ai cimiteri. Gite di classe, Danimarca, Copenaghen, cimitero a Sistengarden, nord-ovest, voto 8, Spagna, Madrid, cimitero di Almudena, tutto a est, 7,5. Primo campeggio con gli amici, Normandia, Colville-sur-Mer, American Cemetery, voto 9, viaggio di nozze, Fiandre, Belgio, cimitero di Tynecote, 10, magnifico. Ma uno che si fa i fatti propri, non riporta frasi dette da altri, quoziente intellettivo sotto la norma. È proprio questo che hanno scritto sul referto. E proprio per questo hanno deciso di assumermi a Farm Hall. Farm Hall è il nome della villa nella campagna inglese, nei dintorni di Cambridge. Mio zio è stato assunto come custode, come cuoco, come tuttofare. E insieme a lui sono stati presi dalle loro abitazioni sotto forma di prelevamento coatto 10 fisici tedeschi in attività e li hanno portati lì dentro, senza dargli nessuna spiegazione, senza nessun motivo apparente. Volevano tenerli sotto osservazione. 6 mesi li hanno tenuti in questa casa gli inglesi. In quei 6 mesi gli americani avrebbero buttato le loro bombe sul Giappone. Il programma nucleare tedesco è costituito da una serie di esperimenti o ricerche condotti dagli scienziati del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale per la costruzione di armi atomiche. Le attività vengono avviate da un gruppo di lavoro civile. A capo di questo gruppo, nel 1939, c'è un fisico, il tedesco, Werner Heisenberg. Anche la Marina Militare e l'Esercito si interessano. Viene creata una seconda squadra scientifica, questa volta militare, con a capo il professor Kurt Dibner. A lui viene aggregato il professor Paul Artek, famoso per aver creato le centrifughe a gas inventate da un certo professor Erich Bagge. Nel 1938 viene scoperta la fissione nucleare. Il fisico tedesco Otto Hahn, nel suo laboratorio, bombarda dei campioni di uranio con neutroni. A questo lavoro prende parte anche la fisica viennese, austriaca, di origine ebraica, Lise Meitner. Ma lei Hitler la fa scappare. Nel 1933 sale al potere Adolf Hitler e viene promulgata la legge secondo cui tutti gli scienziati, gli studenti, i professori di origine ebraica devono abbandonare le scuole. Tutti scappano, tutti vanno via. Einstein va in America, Niels Bohr si trovava in Danimarca, per ora era ancora libera. E poi c'era naturalmente Max Born, c'era Schrödinger che vanno in Inghilterra. Lise Meitner scappa e va in Svezia. Da lì continua a lavorare con Otto Hahn. Ma questa è un'altra storia. Teniamola lì per il momento, poi ci ritorniamo. Nel 1939 gli americani, con Roosevelt presidente, avviano il progetto Manhattan. Nel 1941 gli uomini del progetto civile tedesco, con Heisenberg in testa, arrivano a una conclusione. Non possiamo costruire la bomba atomica, possiamo soltanto costruire un reattore nucleare utile per la produzione di energia. Nel 1943 viene avviata dagli americani l'operazione Alsos, in diversi luoghi del mondo, per riuscire a capire a che punto sia il programma nucleare tedesco, impedirne gli sviluppi e appropriarsi dei risultati ottenuti. Adolf Hitler muore il 30 aprile del 1945, finisce la guerra, soltanto il Giappone resiste, inizia l'operazione Epsilon. Karl Wirth, 35 anni, uomo egoista, all'apparenza amichevole. Karl Wirth dice bugie, faccia strana, ha la fronte bombata, tipo quella dei Golden Retriever. Attaccatura dei capelli molto indietro rispetto alle persone normali. Un ottimo baro con le carte. Vabbè. È il momento per me di fare il primo viaggio. God Manchester, strada che va verso Cambridge. Qui l'Inghilterra sembra abbandonata, sembra più la Scozia per certi versi, o quelle distese d'erba dietro Torriglia.
Qui il verde è più verde, l'odore sono più forti, il nulla va avanti per chilometri. Un asintoto obliquo tendente all'infinito, chiamano così questi posti fisici. Case di famiglie benestanti, seconde dimore e tenute di campagna. 23 West Street, God Manchester, Huntington, PA 292HG, Regno Unito. Proprio lì, con lo zainetto, ho fatto un viaggio lunghissimo. Zainetto, arrivo lì. E qui è Far Mall. Arrivo dietro al cancello e c'è una targhetta. Scritto proprio Far Mall, dietro al cancello. Una targhetta tutta arrugginita. Accidenti, che accoglienza. Far Mall, non me lo sarei mai aspettata. Entro, vado oltre il cancello e chiaramente è una proprietà privata, mi avrebbero arrestato se mi avessero visto. Inizio a bussare, non si sa mai, con lo zainetto, inizio a bussare. Vedevo una luce sopra e dai che scende qualcuno. Ho fatto un viaggio lunghissimo, ci ho messo 2 giorni, 4 cambi. Boom, boom, boom. Non scende nessuno, vedevo questa luce, inizio a bussare con l'anello. Sapete quegli anelli che ci sono? Boom, boom, boom. Finalmente vedo un omino laggiù, perché erano quelle porte che hanno le finestrelle trasparenti in basso. Allora mi appiccico la faccia e guardo dentro, immagino lui cosa abbia visto dall'altra parte di me. Cerco di guardare bene, arriva questo omino, apre un pochino la porta, io con lo zainetto, vengo dall'Italia, volevo vedere com'era Far Mall. Questi libri, perché mi porto sempre dietro i libri, non si sa mai che debba guardare qualcosa all'ultimo momento o fare un'intervista, non lo so. No signorina, è una proprietà privata, se ne è accorta, arrivederci, non ho bisogno di niente. No, ho fatto un viaggio lunghissimo, ma no, voglio vedere, vorrei vedere com'è fatta, perché è Far Mall, insomma io, tutto questo che ho letto, guardi, inizio a tirare fuori i libri, mi cade tutto per terra. Va bene, lo impietosisco forse, e mi fa vedere, vedete, qui dentro c'è il salotto, ecco lì nell'angolo avevano sistemato il pianoforte perché ho trovato ancora i segni sul parquet. Quando ho comprato casa ho alzato il tappeto e volevo rifare il parquet e ho trovato lì nell'angolo ancora dei fili con le microspie perché venivano intercettati tutto il tempo. Sopra? No signorina, sopra non si può andare. No ma sopra... Va bene, sopra, ecco, queste erano le stanze, questa era la più grande, probabilmente qui ci sarà stato Heisenberg. Ad andare avanti c'erano le altre, giù c'è il giardino. No, sì, vorrei vedere il giardino. No, ma vediamo com'è dalla finestra. Va bene, venga giù. Allora, questo è il giardino, lì c'è un roseto bellissimo, lì c'è un laghetto, a volte andavano a fare un bagno e poi rientrando, qui c'è la veranda. Qui c'è la cucina, signorina, però adesso basta. No, lo so che viene dall'Italia, signorina, però non può rimanere anche a cena. Ma signorina! Giugno 1945. Una lavagna. La loro prima esigenza fu di avere una lavagna nella sala grande. Li accontento. Compilo moduli, invio la richiesta, arriva la lavagna. Luglio 1945. Ozio. L'ozio si diffonde a macchia d'olio tra i fisici. Ma un giorno tutto questo finisce. 6 agosto 1945, gli americani buttano le loro bombe su Hiroshima. Il maggiore Rittner convoca Otto Hahn al piano lì sopra e gli dà la notizia. Otto Hahn sviene, ma poi si riprende. La risposta di Otto Hahn è nota. Gli americani hanno commesso una tremenda follia. Si può vederla così, ma anche affermare che si tratta della via più rapida per porre fine alla guerra. Noi abbiamo sempre pensato che ci volessero ancora 2 anni per ottenere la bomba. Io sono contento che come tedeschi non ci siamo riusciti. E poi a un certo punto butta tutte e 2 le mani sul tavolo e dice,
e dice: è il momento della canzone. Ma quale canzone? Dice Otto Hahn. Io non ne so niente. Certo, non ne sa niente. Chiama Wirtz, Heisenberg, quello con la fronte bombata, chiama anche Korschin, quello silenzioso, e gli dice: dai, è il momento di distribuire fogli. Ma quale fogli? I fogli della canzone, la canzone che abbiamo scritto. Ma per cosa? Abbiamo scritto una canzone per festeggiarti. L'abbiamo scritta proprio noi, Te la facciamo sentire, dai. Si sono messi a cantarla tutti insieme. Ormai da 6 mesi stiamo qua, dentro a Farmall, noi e Anne. Ti chiedi la colpa chi ce l'ha, la risposta è Otto Hahn. Ma la ragione vera tu la sai, è l'atomo che porta guai. Ti chiedi la colpa chi ce l'ha, la risposta è Otto Hahn. L'atomo serviva per la guerra, per la vittoria su tutta la terra. Ti chiedi la colpa chi ce l'ha, la risposta è Otto Hahn. Allora dici, com'è possibile? Arriva Natale e poi anche Capodanno, ma entrambi non lasciano traccia. Ricordo con più intensità le ultime ore del nostro soggiorno a Farm Hall, quelle dell'addio. Ma abbiamo lasciato in sospeso un racconto. Lise Meitner, certo. Va bene, vi faccio quest'ultimo racconto prima di andare via. Anche se si saranno fatte le 3 di notte, che ore sono? Sembra di parlare da 2 ore. Vi racconto questa storia. La storia tutt'altro che leggendaria di Lise Meitner. Quando Heisenberg nacque, Lise Meitner aveva già 23 anni e si era appena diplomata all'Akademische Gymnasium Wien. L'educazione femminile di quegli anni nel regno austro-ungarico per le donne finiva alla terza media, ma lei ha voluto andare avanti. Lise Meitner è nata da una famiglia dell'alta borghesia austriaca, si muoveva tra antichi pianoforti, candelabri d'argento, tappeti dal valore inestimabile, ma lei di tutto questo sfarzo non gliene fregava niente. È una madre, sì, certo, a cui interessava soltanto questo, tant'è che organizzava sempre cene di gala, serate mondane, ma Lise no, se ne stava sempre in camera per i fatti suoi. Un giorno, con la madre, stava passeggiando per strada, era ancora ragazzina, e vede una pozzanghera. Vede questa pozzanghera e vede che, guardando il riflesso del sole da diverse angolazioni, i colori rimbalzano in una maniera diversa. Chiede alla madre. La madre: cosa vuoi che capisca? Non capiva niente. Ma cosa ne so io, Lise, dai! Ma certo, ma non sono mica i genitori o i maestri a darti queste risposte, no? E così si mette a cercare nei libri queste risposte. Ma no, Lise, dai! La madre rispondeva sempre così, con questo far: dai, no, Lise, ma non possiamo costruire un piano inclinato in giardino per capire se Galileo aveva ragione o no, dai! Abbiamo già una fontana, lo sai che la fontana non si abbina bene su niente? Queste erano le risposte. Lise Meitner cresce anche con la voglia di appartarsi un po' da questa famiglia e inizia a chiedere di fare delle ripetizioni private. Aveva una fissa, quella di volersi iscrivere a fisica. Voleva iscriversi all'Università di Fisica di Vienna. Una donna che vuole iscriversi a fisica, ma sei matta?